Siamo a San Salvi, al Festival Storia Interdette, ci siamo conosciuti 3 giorni fa, è stato un bellissimo incontro, ho scoperto che voi vi occupate di... Di esplorazioni urbane. Entrare dentro degli edifici abbandonati con l'intento di scoperta e rivalutazione dei luoghi Documentazione di fotografica, documentazione fotografica. ricerca storica, ma non solo. Ma non solo perché c'è anche un intento, se si può dire, di denuncia sociale e critica nei confronti degli sprechi del nostro paese e non. Quindi di conseguenza è anche un modo per dire alle persone che noi ci divertiamo in due posti in cui non sarebbe lecito andare. Quindi non si paga nessun biglietto, ci divertiamo, facciamo tante fotografie, stiamo in compagnia e voilà. Il sito nasce da una mia idea di ormai parecchi anni fa, quando andai a visitare Volterra, il suo graffito, il graffito di Nannetti. E, rimasto impressionato, dovevo tornare dopo un'oretta, ci sono stato fino alla sera. E pensando a lui, pensando alla gente chiusa lì dentro, mi sono detto: questa gente deve avere una voce, la devo far conoscere, deve uscire da queste mura. E, lavorando come programmatore, quale miglior posto del web? Ho messo su un sito e a oggi siamo cresciuti molto perché è il sito nato con noi fondamentalmente e a oggi siamo a San Salvi, invitati da chi della Balanza, che per me è sempre stato un traguardo, per me è un onore essere qui e essere arrivati a questi livelli. Il sito oggi viaggia tra le 1000 e 1500 visite giornaliere. Per me meglio di così non si poteva fare. Io ringrazio pubblicamente loro, Rodolfo, Elvira e tutti coloro che mi sono stati vicini e mi hanno aiutato. Senza di loro sarebbe stato impossibile arrivare qui. A livello di documentazione, come svolgete il vostro lavoro? Come trovate i luoghi? Come vi muovete? I luoghi si incontrano viaggiando, basta un viaggio in treno, una sosta in macchina che si può trovare magari qualcosa di abbandonato, di fatiscente, allora lì nasce la voglia di scoprire che cosa c'è, scoprire il territorio, scoprire la storia di un luogo, le famiglie che lo abitavano e in più articoli di giornali, insomma, qualsiasi ricerca nel web può essere buona per trovare cose nuove da conoscere. Cominciamo questo momento di incontro tra generazioni, soprattutto perché poi ci interessa molto questa fase, però partendo dall'esperienza di esplorazioni urbane. Siamo un po' restii noi a mettere i luoghi dove sono state scattate le foto. Sì, Per un motivo semplice. spieghiamolo. Verissimo. Più che altro non lo diciamo per proteggerli Esatto. questi posti, perché purtroppo ci sono persone come noi che seguono il motto dello Urbex, che è quello di prendere solo immagini e lasciare solo impronte, ma ci sono persone che vanno a deturpare. Quindi tendiamo a proteggerli i luoghi. Lo diciamo dove sono, ma solo a persone di cui ci fidiamo ciecamente. E di idee ce ne sono tante. Poi realizzarle non è poi così semplice, perché siamo in pochi a gestire le cose. Siamo io, Rodolfo, Elvira che ci aiuta molto. Abbiamo idea di andare prossimamente a Volterra a fare dei lavori fotografici, workshop. Abbiamo altre idee che stiamo sviluppando proprio ora.